Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Io sono Dante e oggi vi presenterò Hizaki, il noto chitarrista dei Versailles e di altri progetti musicali. Prima di iniziare iscrivetevi al mio canale, lasciate un like e un commento e se volete condividetelo con i vostri amici. In descrizione il link dove raggiungermi nei social. Buona visione! Hizaki, pseudonimo di Masaya Kawamura, nasce a Kyoto il 17 febbraio 1979, ma vive tutta l'infanzia e adolescenza nelle campagne della prefettura di Shiga. Sin dall'asilo mostra un interesse particolare per la musica classica, ma i suoi genitori si rifiutano categoricamente di lasciarlo studiare piano e violino, gli strumenti musicali che apprezza di più. Verso la fine delle elementari il fratello maggiore inizia a suonare la chitarra e Hizaki ne è attratto. Così incomincia a suonarla di nascosto, ma con il presupposto che odia copiare o imitare le canzoni e gli spartiti di altri artisti, ad esempio quelli degli X-Japan e dei Loudness, di cui è fan, e all'epoca riteneva che i loro brani fossero troppo difficili per lui, date le sue poche abilità personali, oltre alla sua filosofia di partenza, perché vuole scatenare la sua creatività e poetica e di conseguenza crea da solo i propri esercizi. Durante il band boom giapponese, frequenta e studia diligentemente alle scuole medie superiori, dove sviluppa le proprie skills e comprende quale sottogenere del rock più lo rappresenta, ossia il visual kei e il metal, quindi non seguendo la massa della sua generazione che corre dietro al punk e al grunge. Infatti il chitarrista li riteneva abbastanza strani. Dopo la maturità delle scuole superiori si trasferisce a Kyoto, e trova la scena musicale che tanto cercava nel passato. Già col trucco comodo addosso ideato nei mini concerti alle scuole superiori, forma una band visual kei con un kohai, ossia un collega più anziano d'età rispetto a sé, e degli amici del kohai, fondando così i Garnet Grave nel 1997. Ma nemmeno dopo 2 anni, sia Hizaki che il bassista Hizumi lasciano il gruppo per formare i Crack Brain, insieme al chitarrista Airi proveniente dai Madoff Grail. Nonostante la popolarità di Airi nel mondo della musica, che ha sicuramente aiutato il gruppo a crescere in notorietà, la band si scioglie nel 2002. Nello stesso anno, sempre con Airi, Hizaki crea i Grotesco Romantica, che dal maggio 2003 cambia il nome in Svardix Marvalli. Questo nuovo gruppo pubblica 2 EP, di cui uno raccoglie delle cover song di varie band. Purtroppo si disintegra come gruppo nel 2004. Hizaki decide dunque di procedere una carriera da solista e pubblica il suo primo album, Made in Ritual, seguito dagli EP Dance with Grace e Made in Ritual Experiment Edition, contenente anche delle collaborazioni di diversi musicisti della scena visual kei. Nel 2005 lascia da parte la carriera da solista e si unisce ai Sulfuric Acid, facendovi parte fino allo scioglimento avvenuto nell'ottobre 2006. Nel frattempo supporta il Leren nel loro ultimo concerto del 31 ottobre 2006. Ancora una volta riprende la carriera da solista e forma un gruppo piccolo, Hizaki Grace Project, con Hikaru di Isabel Varosa come vocalist, Yu di Jakura come bassista, che sarà il futuro Jasmine Yu dei Versailles, e Seiji dei Sulfuric Acid come batterista di supporto. Dopo aver trovato un batterista, un chitarrista e un nuovo vocalist, si trattano rispettivamente di Mikage dei Babylon, Teru dei Aikairyu e Juka dei Mua di Mua, pubblicano gli album Dignity of Crest e Curse of Virgo. Però questo piccolo progetto rimarrà sospeso dal 2007 fino ai giorni nostri per via della creazione dei Nod of Scherzo, un progetto gestito da Kamijo come vocalist, Juka e Kaya degli Schwarzstein e supportato da Jasmine Yu e Asagi dei D. Al primo concerto dei Nod of Scherzo, Kamijo e Hizaki annunciano che avrebbero creato una band e i maggiori dettagli al riguardo arriveranno a marzo 2007, così facendo nascere i Versailles.
Per maggiori informazioni sui Versailles vi rimando al video di Camigio, dove ne parlo in modo dettagliato. Nuovamente Hizaki accantonerà al momento la carriera da solista. Il tempo passa e arriva il 2012. I Versailles annunciano una piccola pausa fino alla fine dell'anno. Camigio nel 2013 ufficialmente inizia una carriera da solista, in parallelo alla carriera di gruppo, mentre gli altri membri rimanenti fondano un altro gruppo chiamato Jupiter e reclutano Zin come vocalist per il loro singolo di debutto, Blessing of the Future, pubblicato in estate 2013 e raggiunge subito il 38° posto in classifica Oricon. In base alle dichiarazioni di Hizaki, il nome della band è basato sull'astrologia e può significare protezione, fortuna o spirito meraviglioso. Fanno un sacco di concerti anche all'estero a partire dal 2014 visitando Cracovia, Colonia e Parigi. Dopo il rilascio del secondo album, The History of Genesis, nel 2015, i Versailles si riunificano e Masashi e Yuki annunciano che non saranno più membri dei Jupiter. A partire dal 2015 Hizaki intraprende ancora una volta la carriera da solista, in parallelo ai Versailles e Jupiter. Nel marzo 2017 il gruppo Jupiter annuncia il rilascio del mini album Tears of the Sun, uscito nel maggio dello stesso anno. Confermano anche che Daisuke Dei Roach, batterista di supporto, e il nuovo bassista Rusi dei Killaneth sono membri ufficiali della band. Nel frattempo Zin annuncia il suo ritiro dal gruppo per divergenze stilistiche e il suo ultimo concerto con i Jupiter si svolge il 29 aprile 2016 al Rock May Candy di Meguro durante il tour Ascension of Heaven. Nel 2018 si trova un nuovo vocalist, Kuse dei Concerto Moon, e il primo brano con il nuovo membro esce l'8 agosto 2018 con il titolo di Theory of Evolution. Nel novembre 2018 annunciano l'uscita del terzo album Zeus, Legends Never Die, per marzo 2019 con 10 concerti in Europa durante il mese di maggio. Tuttavia a gennaio 2019 Rusi lascia il gruppo a seguito delle divergenze nate con i restanti membri mentre registravano l'album. Per questa ragione l'album è posticipato ad aprile 2019. Come anticipato precedentemente, Hizaki dal 2015 riprende la carriera da solista con un piccolo tour europeo e sudamericano. Nel 2016 pubblica un nuovo album, Rosario, a distanza di 11 anni dal rilascio dell'album precedente, con la Warner Music Japan. Nel novembre 2019 pubblica un mini album, Back to Nature, con la Zeno Records. Nel luglio 2020 invece pubblica il singolo Pavan, attribuito al Hizaki Grace Project. Ed ecco a voi le curiosità. Numero 1. Nel 2011 rilasciò il singolo Prayer, brano musicale incluso nella compilation Stand Up Japan, che raccoglie brani di vari musicisti di tutto il Giappone, come in Mantero Opera, il cui ricavato andò alle vittime del violento terremoto e tsunami avvenuto lo stesso anno a Tohoku. Anche i soldi ricavati dalla vendita dei biglietti del concerto dei partecipanti di questa compilation furono unicamente donati alle vittime. Numero 2. Nel 2012 scrisse il testo di Vampire Requiem, ma non la cantò mai Hizaki, bensì Kaya, un suo caro amico e anch'egli noto cantante, di cui vi parlerò prima o poi. Numero 3. I suoi genitori non sostenevano affatto la sua carriera musicale, ma col tempo accettarono le sue scelte quando notarono che stava avendo successo. Numero 4. Non vede molto bene già da molti anni, infatti lo si può vedere spesso nel backstage che indossa degli occhiali molto carini quando deve leggere su carta o su PC. Numero 5. In un'intervista spiegò che da quando incominciò a suonare la chitarra sentiva che essere capace di suonarla non fosse abbastanza e quindi bisogna anche essere di bell'aspetto o fare esibizioni grandiose. Ho sempre pensato a come potrei salire e stare sul palco ed eventualmente le mie conclusioni furono quelle di apparire come una ragazza. Numero 6. Nel 2020, in un'intervista, rimarcò che il suo stile di trucco Visual Kei e delle gonne sono sempre uguali sin dalle scuole superiori. Inoltre confessò di aver trovato tante fotografie della sua infanzia in cui indossava abbigliamenti rossi. Probabilmente è la ragione per cui la maggior parte dei suoi costumi di scena sono rossi. Numero 7. Bonus. Nel settembre 2008 Hizaki è stato modello per Baby, The Star Shine Bright,
un marchio di abbigliamento Lolita fondato nel 1988 dai coniugi Akinori e Fumio Isobe durante l'Individual Fashion Expo 4th, mentre nel 2010 prese parte a un concerto commemorativo dei Crack Brain. Il video si conclude qui, vi ringrazio per avermi seguita per tutto il video e noi ci vediamo al prossimo video.